In questo video saliamo in macchina insieme e ti mostrerò e spiegherò cosa fare nel caso in cui all'esame di guida l'esaminatore, avvicinandosi ad un incrocio, non ti dica quale direzione seguire. Iniziamo! All'esame di guida si è spesso così emozionati che risulta difficile anche semplicemente distinguere la destra dalla sinistra. Quando l'esaminatore darà l'indicazione sulla direzione da seguire, bisognerà concentrarsi un bel po' per guardare lo specchietto giusto, mettere la freccia nella direzione giusta e svoltare nella direzione giusta. Ma potrebbe anche succedere che, avvicinandosi ad un incrocio, l'esaminatore non dica niente. Cosa bisognerà fare, quindi? In mancanza di indicazioni, l'esaminatore darà per scontato che il candidato all'incrocio prosegua dritto. Ci sono anche altre alternative, però, che dovremo mettere in opera in caso di silenzio dell'esaminatore. Ad esempio, quella di seguire, in corrispondenza di diramazioni, l'andamento della strada principale, oppure rispettare un segnale di obbligo che indica l'unica direzione consentita. Adesso saliamo in macchina e andiamo a vedere tutti e tre questi casi e ti indicherò qual è il comportamento corretto da tenere per non rischiare di sbagliare e dover rifare quindi l'esame di guida. Questo finto esame lo svolgiamo a Pordenone, che è la mia città, ma andremo anche in qualche comune della provincia. Facciamo finta di essere l'esame di guida. Tu sei al volante, l'istruttore complice è a fianco a te, l'esaminatore, che ti ricordo non viene per bocciarti ma per darti la patente, che sarà seduto dietro, e ci sarà anche un po' di emozione a tener compagnia. Avvicinandoci al prossimo incrocio, supponiamo che l'esaminatore non ci dia alcuna indicazione sulla direzione da seguire. Darà per scontato quindi che si prosegua dritti. Non servirà a fare niente? Per andare dritti agli incroci molto spesso non serve fare quasi niente, ma ci sono anche casi particolari in cui dovremmo stare un po' più attenti per fare la cosa giusta. Ed è proprio quest'ultima la situazione in cui ci troveremo tra pochissimo. Andiamo a vedere. Questo segnale verticale, insieme alle frecce direzionali dipinte sulla carreggiata, indicano chiaramente che per proseguire dritti in questo incrocio bisognerà spostarsi nella corsia di sinistra. Quindi dovremo controllare lo specchietto sinistro, accendere la freccia a sinistra ed eseguendo poi il cambio di corsia senza andare sull'isola del traffico, ma spostandosi, se possibile, all'inizio della linea tratteggiata. Questo senza che l'esaminatore ci abbia detto niente. Andiamo dritti quindi all'incrocio e continuiamo il nostro esame. Adesso cambiamo situazione. Ci stiamo per avvicinare ad una diramazione. Nel caso in cui l'esaminatore non ci dovesse dare indicazioni su dove andare, darà per scontato che si rimanga sulla strada principale. Sarà molto importante in questa situazione controllare bene la segnaletica orizzontale per capire quale sia l'andamento della strada principale e quindi la direzione corretta da seguire. Andiamo a vedere cosa fare in questo caso. La segnaletica orizzontale, anche se la linea di margine non è effettivamente ben evidente, ci fa ben capire che la strada principale curva a sinistra e non va dritta come si potrebbe facilmente pensare. Quindi, in caso di mancanza di indicazioni dell'esaminatore, dovremo proseguire curvando proprio a sinistra. Solamente nel caso in cui ci dicesse di andare dritti, dovremmo, dopo aver controllato lo specchietto destro, accendere la freccia a destra e imboccare la strada dritta davanti a noi. Ma senza indicazioni, seguiamo la strada principale e curviamo a sinistra. Vediamo adesso l'altro caso in cui l'esaminatore potrebbe non darci indicazioni sulla direzione da seguire, ovvero la presenza di un segnale di obbligo che non ci lascerà alternative su dove andare. Qui è molto evidente questo segnale di svolta obbligatoria a destra, che non lascia alternative sulla direzione da seguire. Certo che l'importante è vederlo il segnale. Ricordo un caso di molti anni fa in cui un ragazzo, dopo essersi fermato allo stop di un incrocio col segnale di svolta obbligatoria a sinistra, ha chiesto all'esaminatore dove andare. Lì l'esame sarebbe finito a prescindere, ma l'esaminatore, con uno strano ghigno, gli ha risposto pure di svoltare a destra, cosa che il ragazzo ha provato ovviamente a fare.
Quindi mi raccomando, fate sempre molta attenzione alla segnaletica stradale. Durante l'esame si percorrono strade già fatte ovviamente durante le guide. Difficile quindi che capitino imprevisti che non si sono ancora affrontati insieme all'istruttore, che ti avrà già spiegato cosa fare e dato quindi le giuste indicazioni. Ma se per caso ti dovesse succedere di passare proprio per qualche strada, ancora non percorsa durante le guide, vedi che basterà semplicemente guardare con attenzione la segnaletica verticale e orizzontale per essere certi di fare la cosa giusta. Spero con questo video di averti dato degli utili suggerimenti per poter superare al meglio l'esame di guida. Se dovessero esserti rimasti però dei dubbi, scrivimelo pure nei commenti qui sotto e cercherò di risponderti al più presto. Finisce qui anche questo video. Ci vediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.